Era il tempo in cui cominciavo a preferire, perché più evocativo, il criterio che comunque faceva sorridere qualche illustre studioso, di dare un numero, ma un nome alle tombe, che in genere in una zona sono più di una. Il nome si riferiva ad una particolare caratteristica del monumento, ma in qualche caso diedi anche il nome di un amico o di un collega che aveva collaborato, anzi di una collega. Un interesse particolare si accentrò ancora su queste tombe, quando potei esplorare la tomba dei vasi tetrapodi, un grande ipogeo con 10 vani, scoperto casualmente sulla vecchia strada di Alghero, in località Sant'Uvedru. E non solo vi rinvenni fra interi e frammentari circa 400 oggetti, ma si ebbe per la prima volta la prova che anche le più complesse fra queste tombe, come quella di Sant'Andrea Priu di Monorza, riproducenti la casa, non erano d'età nuragica, ma d'età prenuragica, piuttosto antica, che oggi si può precisare nella cultura di San Michele del Neolitico finale e nell'età del rame. Tutto questo insieme di elementi portò anche a riesaminare più attentamente sia queste figurazioni di abitazioni, il tetto, le porte, le finestre, il focolare, persino gli sgabelli, sia gli elementi figurativi di natura cultuale o magica, come appunto le corna, le teste bovine e poi ancora le false porte, le spirali, i riquadri, i triangoli, i dischi pendenti, più tardi anche le figure umane, schematiche, filiformi, evidenziando così che dentro queste tombe alcuni ambienti, quelli più ampi e centrali, servivano per ragioni di culto e gli altri in genere più piccoli per vera e propria sepoltura. Questo è un documento che ci ha lasciato Ercole Contu parlando di una mostra che fu presentata riguardante l'arte delle doni degli Arax con le immagini di Borgo Mangold, presentazione di Ercole Contu, che sul dialogo e catalogo di Giuseppe Attanza. I disegni erano di Francesco Carta ed era il 26 aprile 25 maggio del 1985.